Is she really going out with him? Ciao a tutti ragazzi, sono Lollo il Diablo e ci troviamo qui appunto su The Elder Scrolls V Skyrim, prodotto dalla Bethesda Softwork. E niente, questo è il primo episodio della serie di Skyrim. Non ci gioco con te! Ah madonna, è il primo, dicevo appunto, prima che interrompesse rompicoglioni, è il primo episodio della serie di Skyrim che appunto vi avevo promesso, in cui, per chi non ha visto l'episodio in cui lo presentavo, farò solamente missioni slegate dalla storia o comunque non legate a gruppi tipo Giglia dei Ladri, Compagni, Fraternità Oscura, roba così, perché uno magari, un giocatore magari non vuol vederle in anticipo se magari non c'è ancora arrivato. Quindi come primissima missione ci troviamo appunto qua a Solitude, perché mi è stato detto di parlare con questo tipo qui che si trova davanti, più di lucertola violacea, che si chiama Jaren Ra, spero di aver pronunciato bene, che propone degli incarichi, è un tipo un po' losco, quindi adesso vediamo cosa succederà. È una missione varia comunque questa, parliamoci. Il passaggio a Solitude. Guadagnare qualche moneta facilmente. Cazzo, se mi va. Allora, che cosa hai in mente? È facile trovare oggetti da vendere, cose di cui nessuno noterebbe la mancanza. Ci credo. Oggetti provenienti dai sotterranei o semplicemente lasciati in giro per casa. Grazie. Non so. Ammetto che noi due siamo molto simili. Sì, ricchione. Sti cazzi. Successiva. Sì, ci aiutiamo a vicenda, ma niente, Mia sorella Dei. Ho capito chi è questa, sì. Ci piace collezionare oggetti. Ti ascolto, perché io sono un ladro, quindi... Cari, con la guerra, molte più navi vengono ad attraccare qui. Ci interessa in particolare una di quelle navi. La Gazza dei Ghiacci. La Gazza dei Ghiacci. Ma, vabbè. Il faro di Solitude farà entrare in porto. Il faro di Solitude? A meno che qualcuno non vada a spegnere il fuoco. In quel che caso, parea. La Gazza dei Ghiacci... Dunque, vuoi estinguere il fuoco del faro? Idea. È un'ottima idea. Se qualcuno facesse una cosa del genere, credo ci sarebbe parecchio bottino da spartirsi. Va bene, d'accordo. Se qualcuno riuscisse a spegnere il fuoco del faro e venisse poi da me al porto, lo indirizzerei senz'altro verso quel bottino. Non preoccuparti per loro. Faremo in modo che giungano a riva vivi. Magari ci pagheranno anche per averli salvati. Ti denuncio però, porca troia, non è che bisogna ammazzare 200 marinai perché te e quell'altra merdosa di tua sorella fate i cacciatori, uè. Quindi è completata questa piccola missioncina, appunto viene fuori. A questo punto, dove cazzo è il faro di Solitude? Non si sa, sarà una Solitude perché è troppo facile. Quindi vediamo sulla mappetta se c'è qualche indicazione. Eccolo, fatti qui. Quindi facciamo prima così. Tra le varie, selezioniamo questa. Non riesco più, ok. E... No, questa no. A luci spente si chiama, sì, ecco, è appunto questa qua, diventa parlare con questo tipo qui diventa poi una missione secondaria, quindi alla fine spesso succede questo. Adesso quindi andiamo verso il faro di Solitude. Jaren Ra di merda. Tanto prima ci ho messo un po' a trovarlo, quindi vieni a trovarmi, sto facendo il lavoro, cretino. Tra l'altro questa è la città più bella, però poi c'è il limite di merdosi. Ecco, poi una cosa molto bella di Skyrim, che poi non avviene in altri giochi, è che ci sono molti cittadini diversificati. Quindi ogni cittadino ha un nome suo, come di fatto poi dovrebbe essere in tutti i giochi. Solo che il problema è che questo crea che quasi ogni cittadino ha una missione libera, secondaria, difficilmente principale. E comunque questo fa in modo che ci siano tantissimi cittadini. E però questo, o comunque personaggi, questo comporta che siano talmente tanti che tu non ti puoi ricordare tutti. O come minimo non ti puoi ricordare tutti i secondari, no? Quindi è comunque una cosa un po' scomoda. Però comunque il gioco nel complesso è molto bello perché è molto molto grande, dà possibilità di fare moltissime cose, anche di scegliere la propria vita, di fare quello che si vuole. Chi cazzo è che parla? Io ogni tanto vedo questa gente che parla, con la storia dei sottotitoli, questi possono parlare a distanza chilometrica, eccoli là. Ah sì, questi qui sono i venditori, mi ricordo, i cagiti, tipo si chiama, una cosa così, ecco, parliamoci. In questo luogo questa non parla, ma già mi servono lezioni arte dello scassinare, ecco, questa è una cosa utile. Per chi non lo sa, questi sono trucchi, tra virgolette, che si usano, cazzo mi sai pagare, ciccio bello, che si usano in realtà per chi, si usano, oh vediamo, che cosa vendi, non voglio parlarci con te, quindi che cosa vendi, vediamo se è qualcosa di utile, vediamo tipo pozioni, vediamo se è qualche, comunque vi dicevo che sono utili, sono delle specie di trucchetti, tanto compro delle pozioni, perché sono una specie di trucchetti perché ti permettono di... la scuma, con una droga, ti permettono praticamente di... sono passato anche di livello,
e ti permettono di potenziare delle abilità senza utilizzarle come normalmente si fa per aumentare il loro livello, no? Quindi però devi pagare ovviamente per fare tutto ciò. Quindi ecco, intanto sono passato di livello, quindi... Cosa? Dammi un consiglio, cosa potrei fare? Boh, adesso appena compare, vediamo. Non compare più. Ok. Allora, salute, vigore, magica, ma... Salute? Magica? Magica, dai che non lo faccio mai, magica. Ok, magica. A questo punto cosa potrei fare? Ah, non faccio mai questa, facciamo distruzione principiante, che appunto ci può lanciare incantesimi di distruzione a livello principiante come la magica. In realtà non sono un mago, non li uso praticamente mai gli incantesimi, però comunque adesso sta strada mi sa che ero uscito dalla parte sbagliata, perché qui andiamo tutti in mona. Vediamo un attimo la mappetta qua. Allora. Ah beh sì, devo fare un giro della madocina, però cazzo, vabbè, amen. Quindi tanto mi intrattengo in questo bel viaggio. Facciamo tutto sto giro del cazzulo. C'è tutta una bella fattoria, tra l'altro. Anzi, non è la fattoria, è la... Tra l'altro, qui giù ci dovrebbe essere anche il mio cavallo, per inciso. Che non è un cavallo normale. Anzi, no, è un cavallo normale, però... Non è normalmente quando acquistate i cavalli, per chi lo sa bene, per chi non lo sa... Prova ad acquistarle, vede, costa 1000 soldi, 1000 settim. E dovrebbe essere semplicemente cavallo di... E poi... il nome della persona, per esempio io mi chiamo Lollo, cavallo di Lollo, viene. Invece il cavallo con i lupi di merda. Il cavallo... Ma vaffanculo, lag. Cazzo, è morto. Vabbè, e dovrebbe essere semplicemente cavallo di Lollo, per esempio. Invece questo si chiama Frost, perché in realtà per tenerlo è abbastanza bello come fatto, dovete fare una missioncina abbastanza facile in cui dovete recuperare un cavallo, poi dovreste venderlo un tipo, solo che... Se poi riuscite ad avere un livello, o pagandolo, avendo un livello di oratoria alto, vi pigliate il cavallo, in sostanza. Comunque, andiamo verso questo stracazzo di porto. Intanto vi faccio vedere un minuto come sono armato io. È una bella volpe, non sono ancora accorta. Questa è un'armatura bella, direi, molto bella, perché è facile, leggera, ed è un'armatura della Gilda dei Ladri, che ottenete, appunto, facendo le missioni della Gilda dei Ladri, che vi permette di aumentare a pezzi, in realtà. Quindi, tipo, la corazza aumenta il peso trasportabile. Un'altra roba aumenta la... Che cosa c'è? Le rovine? Che bella testa che hai! Aumenta la possibilità praticamente di fare altre cose. Sono tutte comunque legate alla furtività. Poi in alto se riusciamo a salire... Ecco, se riusciamo a salire siamo saliti magicamente. Ecco. Lo spadone orchesco, che non è inutile. Ecco, qui dentro ci dovrebbe essere oro. Pozione della magica, non la voglio perché pesa. Oro. Tra l'altro un bello spadone orchesco, ci pigliamo. Questo... Poi me lo vado a mettere a casa. Come cazzo si passa di qua? Ecco. Fatemi scendere, fatemi salire, ragazzi. Ok, adesso qui è un po' un casino, si spera che non ci siano tanti buchi. Io sto passando in un punto che voi cercate mai di non farla mai sta roba, perché inculate sempre. Ecco, poi adesso se va bene, ecco, vedete come superare le mappe. Aspetta adesso. Non sempre poi prenderà il salto. Quindi facciamo un po' di stronzate, sennò... Che coglioni, vabbè, andiamo nel punto più basso, facciamo così. Ecco, sto ammazzando. Ma che coglione difficile. Si poteva... Non finisce più sta merda di cosa. Sono qui che intanto faccio pendio. Mi tocca tornare giù praticamente, in sostanza. Sì, qui alla fine siamo saliti per una sega alla fine della fiera, perché non ci serviva assolutamente niente salire il porto di Riften. Cazzo, mi stavo buttando giù la tastiera. Il porto di Riften in realtà è da tutt'altra parte. Infatti effetto un porto normalmente dove sta l'acqua. Io però sono un coglione e sono andato a cercarlo dove non c'è. Adesso questa è un'altra cosa che evitate di fare, perché io molto probabilmente mi ammazzerò come un cane. No? La sto facendo, ecco, però vedete che rischiate. Ok, e quindi andiamo verso l'acqua, vediamo, non sarà più di tanto lontano, no? Ecco, vedete che c'è una discesa, che qui poi ci dovrebbe essere il porto della compagnia orientale, penso sia qui più o meno, adesso tra poco lo dovremo vedere, il molo, ecco infatti vedete la barca, tutto questo molo che c'è abbastanza grande, in cui ecco qui sono delle more tapinelle, ecco, adesso è comparso, intanto spero che sia Fraps perché fino alla volta prima non mi laggava, quindi... E niente, ecco, saliamo in questo bel ponte. Il faro di Riften dovrebbe essere oltre qui. Il faro di solitudine, scusatemi. Dovrebbe essere
oltre qua, diceva, o forse in qui, dipende. Però vedete che il coso, sì, l'indicatore è dritto, però non si sa mai. Ecco, vedete, tutto sotto qua praticamente. Aspetta, vediamo se si può alleviare questo viaggio palloso. Grotta di Brainwater, eccola qua, ecco. Facciamo prima così, ci trasportiamo, ci metterà qualche secondo, qualche un minuto, però comunque. Coloro che si sono addestrati nell'uso dell'armatura pesante fanno più uso, un uso più efficace dell'armatura di ferro, acciaio, ebano, naniche, orchesche ed edriche. Questi consigli molto utili del tipo se devi cagare mi raccomando falla dritta e falla nel buco. Questi consigli del cazzo, oppure vabbè, questa non l'ho ancora mai capita perché non vuol dire una sega questa, semplicemente non lo so, vabbè. Cosa dire poi, sì, quando chi una missione si attiva solamente sono le altre missioni attive, questa è un'altra stronzata perché in realtà tu puoi attivare più missioni alla volta e basta cliccarci sopra o non cliccarci se la si vuole disattivare, come poi ti viene l'indicatore, puoi avere anche 80 missioni attive, un'altra stronzata. Questa è una roba vera, il Toon, per chi non lo sapesse, se state leggendo l'indicazione lì, è una un urlo che in realtà poi imparerete cos'è se non lo sapete già. Che sono delle abilità comunque speciali, un vero anticipo, se non sapete. Questo è un bastardo, le rune, le trovate tipo nelle rovine. Sono delle specie di trappole del cazzo. Io per esempio non so come cazzo farlo. Non so, io sono coglione, non so come, lo sanno fare tutti solo io, vabbè. Le locande sono adiacenti per ascoltare le chiacchiere di paese. L'oste può indicarti qualche missione locale, quello è vero. Solo che, tra l'altro, una cosa che hanno fatto in Skyrim è il fatto di non aver messo le mattone. Ovvero le puttane, ma non si sa perché, ci sono in tutti i giochi. Vuol dire, se è una specie di medioevo Skyrim alla fine, no? Se così lo si può considerare, anche se poi fantastico, ovviamente sono i draghi, i mostri, i troll, tutte le varie razze, so, i argoniani, che sono le lucertole, no? Così, o gli elfi, i nani, è finto, no? Ovviamente. Adesso, se si sbrigasse, quel caricamento sta diventando un casino. Il consiglio che vi do è, se volete fare altre missioni, non andate tanto avanti con la storia, perché non è una cosa che succede sempre, però molto spesso, ecco, mi radice di Mirn, questa, scusatemi se... Che cazzo c'è? Ah, una volpe. No, ho visto cazzo, una roba sgusciata, che cazzo è? Cos'è? Uno stronzo che galleggia. No, raccolgo questa radice di Mirn, perché mi serve per darla a una tipa nel frattempo. Ok, quindi andiamo appunto in questo bel faro, speriamo che non sono rompere i coglioni, intanto va basso. Caricamenti, poi vi dicevo, diventano molto lunghi, perché non succede sempre, però comunque i caricamenti diventano lunghi, un'altra radice, ah, qui solo, tutti siamo arrivati, una scoperta, e perché diventano lunghi? Perché ci mette di più a assimilare le cose fatte, quindi se volete fare di prima missioni secondarie o libere, piuttosto anche cosa da imparare, ciò che potreste vedere, è meglio se vi fate prima le altre missioni, perché sennò rischiate, io sono andato non tantissimo avanti con la storia, tant'è vero, però rischiate di prendono un po' nel culo alla fine della fiera. Apri faro di solito, qui si entra, se no prima proviamo a salire, mi piace di più. E quindi i caricamenti diventano molto lunghi. Saliamo, dai! Chi sono i Barba Papà? Chi ci abitano qua? I Barba Papà? Chi c'è? Chi cazzo c'è? Mi alzi magari. No, sì, questo non c'è niente, molto probabilmente qua sopra. Infatti c'è il fuoco. Ah, c'è il fuoco. Vedete, questo è il nostro obiettivo, appunto. Attiva, ecco, si è spento magicamente. Qui non si sa come, ma si spengono. Ma sì, non importa. E qui, le cose magiche di Skyrim. Certe cose, è fatto molto bene il gioco. Il problema è che alcuni dettagli, che si possono essere considerati anche stupidi, non vengono curati. Tant'è vero che per quello sono state create migliaia di mod. Però, per esempio, per queste cose qui non si possono più tanto modificare, no? Perché, vuol dire, potevano per esempio fare che si davano... Devi trovare un modo per spegnere, devi tirare dell'acqua, cazzo ne so. Anche se poi qui l'acqua non c'è di fatto da bere, ma non mi sembra che ci sia ora che ci penso. Sì, cioè c'è l'acqua come laghi, come altre boiate, ma... stiamo entrando in questo... Però di solito qui ci vivono prende delle guardie. Lì c'è un Khajiit seduto. Allora, vediamo un minuto qua. Ci beccherà sicuramente. Ecco, guardate che bella roba che c'è qui. Ah, però, non siamo messi male. Una scia elfica, un arco da caccia, una spada di ferro. Scudo laminato, un elmo di ferro, facciamo un'armatura qua, Allora, cosa può avere di bello questo tipo? Martello, roba inutile, tappi. Ferro grezzo non è male, soprattutto se vi serve per costruire una camera a casa.